È un attore italiano, premio Oscar nel 1992 per il film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, all'attivo più di 50 film. Possiamo citare film come Marrakesh Express, La famiglia di Ettore Scola e tanto, tanto teatro. Ma è anche uno scrittore e fondamentalmente un viaggiatore e io mi permetto di aggiungere un poeta, perché racconta il mondo con una leggerezza che potremmo definire come la leggerezza di una farfalla. Giuseppe Cederna, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, Licia, grazie. So che tutti ti chiederanno sempre di Mediterraneo, questo film che ha avuto tutto questo successo, premi Oscar, così. Però io ti voglio chiedere un'altra cosa. Che cos'è stato per te Mediterraneo? Perché so che c'è in realtà qualcosa che forse è più importante addirittura del premio che avete ricevuto. Guarda, è stato capire che ci sono delle cose bellissime in cui devi avere la fortuna, a cui devi avere la fortuna di partecipare, che succedono forse una volta nella vita. Quando ero più ragazzetto e più giovane pensavo sì, Mediterraneo sarà una delle tante cose. Beh, non sapevo, e la vita me lo ha raccontato, che invece quel luogo, quel film, quell'atmosfera tra noi attori, noi uomini, con questo regista, con Gabriele, insomma, aveva creato qualcosa che vive nel tempo. Non è questione di bellezza o di cose, c'è un'armonia. Per 10 anni non ci sono più tornato, non potevo tornare, ma voi tornereste nell'isola della giovinezza perenne, dove sei sempre giovane, felice, senza l'ego. Ecco, noi non avevamo l'ego del nome, eravamo degli attori con una bellissima parte, una bella sceneggiatura, un bravissimo regista. Al 10° anno, potendo scrivere anche di questa cosa, quindi avendo anche la voglia di raccontarlo, sono tornato e ho scoperto che avevo trovato una casa, ma non solo una casa, delle persone che mi vogliono bene e che mi incitano, mi continuano a dire a tornare. Qualche anno fa sono tornato, 2 anni fa. È stato un viaggio speciale, diverso da tutti gli altri. Beh, lo è, perché non so, guarda, mi emoziona ancora parlarne. Sono tornato per il mio compleanno, sono tornato con mia madre che allora aveva 93 anni, con i miei nipoti, con il mio amore con cui vivo, amici, e mi è sembrato di vedere la vita che facesse un giro. Ed stavamo mangiando nella stessa piazza dove 20 anni fa sono passati, dove 20 anni fa mi sposavo, quindi ho visto 4 generazioni insieme, ho visto i miei amici attori e ho pensato che sono fortunato, che a volte gli attori che fanno un lavoro così difficile, così concentrato appunto sull'ego, su se stessi, qualche volta vincono il regalo dei luoghi, delle persone. A volte dei luoghi sono una sorta di macchina del tempo che ti fanno tornare indietro, ti fanno fare viaggi anche nella tua vita, no? Ti portano indietro. E sono però dei luoghi dove possono accadere delle cose che ti cambiano dentro. Perché io so che in un viaggio che tu hai fatto su un traghetto è successa un'esperienza molto significativa. Beh sì, perché da allora, ma forse anche da prima, mio padre era un archeologo, un ambientalista. Tra l'altro volevo salutare Omero, perché il lago di Tovere, per me, io ci andavo quando ero piccolo. È il nostro Omero qui che racconta. Mio padre ha scritto decine di articoli sulla Val di Genova, sulla Val di Non, combattendo le speculazioni, insomma, eccetera. Torno nel Mediterraneo quasi ogni anno, ogni estate. Alcuni anni fa, con la mia compagna, stavamo andando a Patmos ed era un momento in cui c'erano molti migranti che riuscivano a partire dalla costa turca e sperando di andare a Samos, che è una grande isola, e poi nel Pireo, ad Atene, e sperando di essere accolti in Europa. E questo traghetto dove noi eravamo si è riempito di persone giovanissime, famiglie, bambini che erano allegri perché erano scappati dalla Turchia, dalla guerra in Kurdistan. E quando siamo scesi tutti quanti, ma tutti quanti uguali perché i vestiti erano più o meno quelli, noi eravamo stati da un mese in giro, un poliziotto greco mi ha preso con molta violenza, come non mi aspettavo, per un braccio e mi ha sbattuto dietro una rete metallica in questa fila dei migranti. Io naturalmente potevo... Ti aveva scambiato per un migrante. Certo, potevo ribellarmi, potevo dirgli ma cosa vuoi, come ti permette di toccarmi, mentre loro non potevano. Li ho guardati e ho visto mia nipote, ho visto degli esseri umani diversi da noi. Quella mano sul braccio mi ha così toccato
che sono riuscito a raccontarla in uno spettacolo che si chiama Da questa parte del mare, con tante altre storie. Ecco, quella cosa che mi è successa permette a me, che sono un attore, di trasformare una avventura personale, umana, privata, in una storia da condividere, che è una storia fatta ovviamente di umanità. Noi abbiamo il dovere di aiutare le persone che stanno peggio di noi. Mi viene in mente che all'inizio della puntata io ho raccontato di un amico di Hong Kong che in realtà non conosco, non ho mai visto, è nata un'amicizia virtuale. Lui è un grande disegnatore e lancia dei messaggi con i suoi disegni. Quindi si possono lanciare tanti messaggi di positività per incentivare la gente a fare il suo attraverso un'opera d'arte, attraverso un dipinto, certo, attraverso un'opera teatrale. Quindi tu lo fai perché ci credi fermamente. Senti, poi però lasciamo il Mediterraneo. Partiamo. Andiamocene via. Voliamo e andiamo in Oriente, perché tu hai fatto un viaggio, anche quello che ti ha segnato tantissimo, in Oriente, dopo il quale hai scritto anche un libro per te molto importante, Il Grande Viaggio. Che cosa ti ha dato questo Oriente che non hai più dimenticato? Beh, insomma, quel viaggio è stato, guarda, anche quello. Ho fatto un viaggio e durante questo viaggio, come in tutti i viaggi importanti, poi l'India è un paese enorme che dovresti viaggiare 20 vite per capire qualcosa, ma insomma durante quel viaggio la lezione di questo viaggio era che un viaggio nella bellezza, nella meraviglia, nell'incontro con le persone diverse da noi, tra le montagne, siamo andati alle sorgenti del Gange, su una via di pellegrinaggio e di preghiera antichissima, milioni di persone viaggiano in tutto il mondo, ma soprattutto sulle acque sacre verso le sorgenti e le confluenze. E questo viaggio, in realtà, quello che ci stava per insegnare questo viaggio era che la morte fa parte della vita e che dobbiamo riuscire ad accogliere, ad accudirla. Durante questo viaggio, proprio mentre noi partivamo verso le sorgenti del Gange, una nostra amica carissima partiva per andare a fare il suo lavoro a Pristina, in Kosovo. Era la portavoce italiana del World Food Program, Paola Biocca. Sarebbe dovuta, pensa, venire con noi in montagna, in India, alla fine doveva andare per lavoro, per il suo, e quell'aereo è precipitato tra le montagne di Pristina, del Kosovo. Questa notizia l'abbiamo appresa grazie a mia madre, che me l'ha detta per telefono. E allora questo viaggio, noi viaggiavamo sulle acque di una madre, perché il Gange è considerato una fonte di energia materna, compassionevole, buona. In quel caso mia madre ha voluto che noi accompagnassimo, pensa, questa nostra amica in un momento così tragico, nel punto più importante di tutto il viaggio, che si chiama Dev Prayag, la confluenza del Dio, perché lì il Gange prende il nome e quindi le famiglie vanno a ringraziare e accompagnare anche l'ultimo viaggio, il grande viaggio dei loro amici o dei loro cari. E quindi questo viaggio ha significato quello, ha significato fare un rito, ha significato tornare tante volte in India. Alcuni amici che avevo conosciuto allora sono diventati quasi fratelli, ma sul serio. Cioè loro mi scrivono, vogliono, quando vengono, insomma io mi sento così grato anche di questo, perché ecco il viaggio, sì, poi ho scritto un libro, 2 anni di solitudine, un'altra montagna. Scrivere un libro è faticoso, perché certo, poi forse solo scrivendo capisci quello che quell'esperienza ti ha regalato. E quindi l'India è stata un'esperienza di vita molto, molto profonda. Poi ci sono tornato altre 15 volte, ogni volta un viaggio diverso. Bisogna viaggiare in punta di piedi. In punta di piedi, mi piace molto questo. Insomma, avete visto, noi abbiamo voluto raccontarvi questo Giuseppe Cederna in maniera un pochino diversa, più sotto il profilo umano, perché come attore lo conosciamo tutti. Però credo che sia il modo giusto di vivere il viaggio, cioè quando uno dice il viaggio non ti ha lasciato niente, sei impermeabile, allora non ha avuto motivo di esistere. Invece il viaggio, secondo me, ti cambia ogni volta. Speriamo che ci migliori. Speriamo così. Speriamo. Giuseppe Cederna, grazie tantissimo.